Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo arrivati al consueto appuntamento con il video tag 30 mesi di libri. Vi lascio tutte le spiegazioni di che cosa è questo video tag giù in info box. La domanda di oggi è: qual è un libro che ti ha consigliato una persona importante per te? E devo dire che questa volta, contrariamente al mio solito, non ho avuto dubbi e non ci ho dovuto pensare nemmeno un minuto, perché il libro che mi è stato consigliato da una persona per me importantissima è La Signora delle Camelie e mi è stato consigliato dal mio compagno. Però andiamo con ordine. Intanto vi voglio dire che sul mio canale c'è un video molto dettagliato in cui io faccio non solo la recensione del romanzo, ma vi parlo anche della vera Signora delle Camelie, perché comunque il romanzo è stato tratto da una donna che è realmente esistita, che è quella che si dice è la vera Signora delle Camelie. E vi avevo anche parlato dell'opera lirica La Traviata, perché La Traviata è stata tratta da questo romanzo. Quindi io su questo libro ho già fatto un video abbastanza dettagliato che vi lascio nelle schede. Quindi se vi interessa vi consiglio di andare a vedere quello perché trovate proprio, oltre alla mia recensione, anche questo intreccio tra la vera Signora delle Camelie e anche La Traviata. Quindi insomma un video un po' particolare. Ma veniamo al video tag. Quindi una persona importante per me, che è il mio compagno, mi ha consigliato questo libro in un momento in cui io non avevo più voglia di leggere niente, non ero motivata e lui mi ha consigliato questo perché è una storia d'amore, in realtà un amore contrastato, un amore difficile, però comunque una storia d'amore molto romantica e molto commovente e lui mi aveva consigliato appunto di leggerlo perché secondo la sua opinione leggere un libro come questo mi avrebbe poi invogliato a riprendere il mio ritmo di lettura solito. E io ho seguito il consiglio, quindi ho letto questo libro e devo dire che è stata una grande sorpresa perché non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto così tanto, ma soprattutto non mi aspettavo che mi avrebbe commossa così tanto, perché questo è un libro che mi ha proprio commossa tantissimo. Voi già all'inizio del libro sapete che Marguerite Gautier, che è la protagonista del libro, muore, perché il libro comincia che lei è già morta, c'è un uomo che si reca a casa sua perché i mobili sono stati messi all'asta e scopre un libro con una dedica. Quest'uomo, che è Armand Duval, che era appunto il compagno di Marguerite, gli racconta tutta la loro storia d'amore. Quindi è un racconto che Armand fa a quest'uomo. Ed è veramente una storia commovente. Intanto Marguerite Gautier era una cortigiana, ossia diciamo una prostituta d'alto borgo, quella che oggi verrebbe definita una escort. Questo perché lei sceglieva solo ed esclusivamente uomini ricchi, uomini facoltosi, uomini di buona famiglia che erano in grado di mantenerla e di regalarle vestiti, gioielli, bella vita, una certa mondanità. Quindi comunque lei sceglieva solo uomini di quel genere, quindi non era proprio la classica prostituta che andava con chiunque, ma solo con una certa tipologia di uomini. Solo che poi succede che si innamora di Armand e quindi ricambiata, ovviamente, perché anche lui si innamora e lei smette con la vecchia vita, si ritira con lui in campagna, sembra una storia tranquilla e felice, ma in realtà il padre di Armando arriva da Marguerite e le chiede di lasciare suo figlio, questo perché lei stava rovinando il buon nome della loro famiglia. La figlia si doveva sposare, il futuro marito non avrebbe mai sposato una donna che in famiglia aveva una cortigiana, una ex cortigiana. E quindi stava appunto per rovinare il matrimonio della sorella del suo nuovo compagno e il buon nome di questa famiglia. Quindi lei per amore fa un grandissimo sacrificio. Inoltre teniamo presente che lei è malata di tisi ed è questa poi la malattia che la porterà appunto alla fine prematura della sua vita. Quindi lei sa di essere malata, sa di non avere tanto tempo, ma nonostante questo, anziché godersi comunque la sua storia d'amore, fa un grande sacrificio. E poi non vi svelo troppo, perché ci sarebbero tantissime cose da dire, ma non vi svelo troppo, perché se non lo avete letto, vi faccio uno spoiler, soprattutto se non conoscete per niente la storia. Quindi mi fermo qua.
E vi spiego perché mi ha commosso tanto, perché questa storia va a toccare tutte quelle corde che a me comunque colpiscono di più, ossia le storie d'amore in cui c'è all'interno qualcosa che le va a rovinare, qualcosa che va ad intaccare la felicità di questa coppia. Io quando si tratta di storie d'amore che finiscono o che sono contrastate, o dove comunque c'è qualche cosa che crea scompiglio, io di solito mi commuovo, sono delle corde sensibili, io sono sensibile su questo punto, quando si tratta di storie d'amore che in qualche modo finiscono, che sono rovinate da qualche cosa, se sono scritte ovviamente bene, se hanno uno stile di scrittura avvincente, coinvolgente, io mi commuovo, il mio compagno lo sa e quindi mi ha consigliato un libro in grado di commuovermi perché voleva comunque farmi tornare la voglia di leggere. Devo dire che è stato un consiglio azzeccatissimo. Quindi questo sicuramente è un libro che mi ha commosso e che mi ha consigliato una persona appunto importante per me. Adesso io direi che con questo video posso fermarmi qua, però vi ricordo che nelle schede trovate il video in cui c'è proprio la recensione dettagliata e fatta un pochino meglio di quanto io l'abbia fatta ora. Vi invito a fare il tag se vi piace la lettura, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.